Io sono Stefano Manullo, mi presento brevissimamente. Ho molti file aperti, per cui quando dico cosa fai, chi sei, non lo so neanch'io. In questa veste oggi vengo come celebrante laico di un'associazione che probabilmente conoscete, che si chiama UAR. Yes. E che in Italia, diciamo così, è stata una delle prime, insieme a altre fondazioni, qua c'è la Marina che vi potrà anche dire, che si sono occupate proprio di in qualche modo instaurare un dialogo con le amministrazioni comunali e con tutti quelli che in qualche modo vogliono lavorare per trovare degli spazi anche laici di elaborazione di momenti importanti della vita delle persone, come può essere appunto il matrimonio, la nascita e naturalmente anche il commiato, la morte. E quello che vorrei fare oggi è in qualche modo introdurvi alla tematica proprio del commiato e soprattutto parlare dell'importanza delle parole. Soprattutto in un contesto come quello di un saluto, di un addio, le parole vanno sempre molto pesate e vengono centellinate come qualcosa di molto prezioso. E vorrei proprio partire dalle parole, dall'importanza della parola in sé. Le parole che possono essere demoniache, al tempo stesso possono essere anche qualcosa di prodigioso. Pensate quando si dice di una sola parola e sarai salva, una scena evangelica. Oppure quando una storia d'amore finisce con di ancora una parola ed è tutto finito. O pensate alla parola di un giudice che dice, o di una giuria, colpevole o innocente. È la parola definitiva. Queste parole, che sono una cosa meravigliosa, che ci distingue dalle altre specie animali in particolare, il linguaggio sono però un gioco che può diventare anche cinico, ambivalente, pericoloso, in qualche modo sono un'eccedenza tipica della nostra specie, il cui uso non abbiamo imparato a gestire, probabilmente, nonostante ormai millenni, centinaia di millenni di uso della parola. E ne abbiamo anche testimonianza giornaliera. Recentissimamente il direttore di un grande giornale come Vittorio Feltri, una persona che devo dire sta invecchiando molto male, e non solo dal punto di vista anagrafico, quando ebbe a dire che in fondo usare degli epiteti contro la Boldrini o contro la Boschi si tratta in fondo di parole innocenti. Non è così vero. Ce ne siamo accorti in questi giorni, avete seguito la vicenda di quella della ragazza che si è suicidata dopo essere stata messa alla berlina sul web, e c'è stata quella cosa meravigliosa ma abbastanza tremenda di Selvaggia Lucarelli, che ha voluto mettere in rete l'insulto di un giovane che non voglio neanche, il cui nome non voglio neanche pronunciare, tanto deve essere lontano da noi, che faceva anche il trombettista in un'orchestra. Noi lo chiameremo un trombone in realtà. Ha scritto delle cose orribili su quella ragazza, che non ripeterò, e dopo queste parole ha perso il lavoro, però questa è il meno, perché ha perso soprattutto la dignità di persona. Quindi le parole possono essere implacabili, e ne abbiamo testimonianza giornaliera. E le parole possono essere implacabili anche partendo dalle canzoni. Canzoni che possono essere innocentissime. Se vi ricordate, c'è una canzone di Lucio Battisti che si chiama Innocenti Evasioni, che alla fine parla proprio invece di una brutta storia della messa di corna alla propria fidanzata.
parole innocenti che però possono essere al tempo stesso misogine e molto brutte. E volevo accennarvi proprio qualche nota ricordando Battisti, volevo accennare una canzone su cui forse tutti si sono cimentati per imparare a suonare la chitarra, anch'io, che ricorderete e che canteremo forse insieme, se volete. Come avete fatto? Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire, sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Ricorda tanto, non me lo dirai, purtroppo, oh mare nero. Di raro cinismo, non vorrei fare le spese di questa canzone che tutti hanno cantato. In qualche modo una donna che cresce, soprattutto che non è più sotto la tutela di lui, diventa una poco di buono. Nell'altra canzone, se vi ricordate, invece lui prova a immaginare una serata speciale, poi si ritrova la fidanzata e gli è andata male, però a lui è consentito. Però, a onor del vero, noi vogliamo anche in qualche modo redimere Battisti, perché poi in fondo è lo stesso che ha scritto quella bellissima canzone Anche per te, dove parla di tre donne, e in qualche modo si fa anche perdonare. Però ritorniamo alle parole. E Simone Weil diceva: le parole sono pietre. E qualche volta però le parole possono essere addirittura un orpello inutile. Il titolo di un libro con cui poi gli è stato assegnato il Nobel a Jean-Paul Sartre si chiamava Le parole. E in questo libro, tra le molte cose che lui racconta, a un certo punto fa una strana missione per uno scrittore, per un uomo anche impegnato politicamente, filosoficamente, quindi dice: mi sono accorto, per tanto tempo ho creduto di usare la penna come fosse una spada, e invece più sono andato con gli anni e più mi sono accorto che anche la penna è l'espressione della nostra impotenza di fronte alla realtà. Nonostante tutto continuerò a scrivere. Un po' di disillusione, bisogna scrivere. C'è un sociologo che voi conoscerete sicuramente, Pierre Bourdieu, che ha fatto una definizione bellissima del nostro tempo, l'ha indicata come l'epoca della mercificazione delle parole. C'è un aumento esponenziale delle parole a nostra disposizione, ne facciamo esperienza con i social, naturalmente, con la televisione, con questa strana disposizione per cui sono piani intersecati in cui i telespettatori non sono più spettatori ma intervengono in trasmissione, oppure questi spettatori che diventano loro i protagonisti delle trasmissioni, quindi una rivoluzione copernicana rispetto a come è stata concepita la televisione una volta. Però ci accorgiamo un po' tutti che l'immissione inusitata di una quantità eccessiva di parole in qualche modo ha determinato un detrimento della qualità delle parole stesse. Siamo in fondo un po' lontani dal millumino d'immenso, no? Nel senso che le parole, delle parole stiamo facendo un uso, vorrei dire, pornografico. Non c'è più penso dunque sono, ma parlo dunque sono. Per cui l'immissione eccessiva anche di
di parole, di idioti, di web idioti, come diceva qualcuno, mentale. la Mentana, appunto, in cui parlo solo perché devo rendere conto a me stesso del fatto di esistere, ma naturalmente non misuro più le parole. C'è poi un altro sociologo, etnologo, Lévi-Strauss, che diceva: la nostra civiltà ha una caratteristica, ricollegandosi un po' anche a Bourdieu, diceva: usa il linguaggio in una maniera che potremmo chiamare immoderata, nel senso che ogni occasione per noi è buona per interrogare, per esprimerci, eccetera. E abbiamo imparato a abusare di un linguaggio che però è una cosa molto tipica della nostra civiltà. Ce ne siamo accorti ieri sera, forse, a guardare quel film, di quante parole non dette, di quanti silenzi evocativi che dicevano molto di più delle parole, no? Per quella è un'altra civiltà. E lui diceva, Lévi-Strauss diceva, nella maggior parte delle culture cosiddette primitive, il linguaggio viene usato con molta parsimonia. Non si parla in qualsiasi momento per dire qualsiasi cosa, in qualunque momento. Ci sono veramente poche circostanze in cui le persone comunicano tra loro e parlano. Più delle volte le parole vengono risparmiate come se fosse il carburante o la dispensa. Bisogna risparmiarle le parole. Le culture primitive sono molto parsimoniose rispetto alla nostra. Noi che siamo abituati a fare delle parole anche dei rosari che possono anche essere abbastanza contorti. Vorrei citare Heidegger che su un concetto Dasein, l'esserci, ha fatto migliaia, decine di migliaia ha scritto delle migliaia di parole, ha fatto decine di lezioni, giocando sempre sullo stesso concetto, variamente tradotto, essere, esserci, esistente, ente. Su questo ha costruito la sua filosofia, su 3-4 parole probabilmente. E ne è nata, come saprà qualcuno, una nota polemica con un altro logico, anche lui Carnap, che diceva: sostanzialmente i libri di Heidegger non vogliono dire nulla, perché una somma di zeri dà come totale lo zero. Se tutto quello che tu dici viene nientificato, il niente produce niente. Era una cosa polemica, ma aveva un significato, intanto figlia anche di una polemica personale tra i due personaggi. Però diceva, in fondo Heidegger, quello di Heidegger era flatus vocis, non dice nulla, ma non vogliamo addentrarci attorno alla filosofia di Heidegger, non ne saremmo neanche troppo capaci, ma è solo per dire, delle parole possiamo fare anche dei rosari interminabili. D'altronde una delle branche più fortunate della filosofia novecentesca è la filosofia del linguaggio. L'uomo che si autocomprende attraverso le parole che dice e che si riconosce. Tutta questa premessa mi serviva per introdurre le parole finali, le parole ultime, le parole del commiato. Queste parole hanno un significato ancora più forte e hanno un significato spesso più forte perché alla fine della vita siamo propensi a fare un bilancio del nostro vissuto. Non di rado ne facciamo esperienza, ne abbiamo fatto esperienza, i testamenti rappresentano non solo una disposizione economica dei beni da dividere con le persone che si lasciano, con le persone che si amano, spesso è anche una disposizione di tipo affettivo. Le persone si raccontano attraverso i testamenti. Ecco perché le parole ultime diventano in qualche modo la trama dell'esistenza, la chiave di lettura. Allora ho provato a fare una cosa, ho provato a immaginare in quello che poi è diventata una sorta di racconto di monologhi, di tradurre lo stato d'animo di due persone che si trovano alla fine della vita e sono due persone paradigmatiche, sono delle icone per ogni tempo. Una è una figura che conoscete bene, e che non è importante sapere se sia storico o leggendario, questa figura,
attraverso le sue ultime parole viene dato il senso di una vita, della mission, ma anche senso alla propria morte. Ho immaginato quindi questa persona che parla a se stesso e in qualche modo parla all'umanità alla fine della sua vita, in un momento importante, assiso come in una grande liturgia, ma ho immaginato accanto a lui un altro sventurato che sta per morire della stessa sorte e che esattamente immagina e interpreta la realtà in maniera uguale e contraria. Sono entrambi sullo stesso altare sacrificale e il simbolo di questo sacrificio non può essere che la croce, evidentemente. E ognuno declina la propria morte in maniera personale, in questa ideale liturgia in cui si congelano dalla vita e danno un senso alla loro morte, e attraverso questa morte danno senso alla propria vita. Il primo personaggio naturalmente non poteva essere che Gesù. Ecco, immaginate Gesù che parla con quello che ha detto in tutta la sua vita terrena, ed è alla fine, in croce, sta per morire. Provo a raccontarlo. Attorno a me sento voci assordanti e confuse che rimbombano come una masnada agguerrita. Ho le tempie che mi scoppiano, la vista è annebbiata, riesco a malapena ad aprire le palpebre. Chi mi ha fustigato ha detto che mi faceva un favore, perché non dovrò restare appeso per molte ore. Il cuore cederà, devo contrarmi continuamente per riuscire a respirare, e ogni respiro è un dolore insopportabile. Il mio petto sembra come attraversato da una lancia affilata che infierisce con colpi cadenzati che mi dilaniano. Le mie braccia, le mie gambe sono anchilosate. Sto sanguinando copiosamente, mi sento collassare, il mio corpo è un brandello di carne, soprattutto è la sete che mi consuma. Tutto è compiuto. Perché non capite? Non uno solo di quelli che erano con me adesso condivide la mia sorte. Dove siete? Hanno percorso il pastore e disperso le sue pecore. Ora soltanto le grida d'odio e di scherno condiscono il mio fiele. Io sono il re, ma il mio popolo era amico, che profonda pena a morire soli, come un impostore e un sovvillatore. Mentre io ho vinto il mondo, come il serpente innalzato da Mosè nel deserto, sono la vittima assisa per la nuova alleanza. C'è un gruppo di esagitati che si avvicina, i soldati devono trattenerli, per poco non mi aggrediscono. Finanche vedendomi in croce non sono paghi, chiedono un segno dall'Altissimo, stolti, il vostro segno ce l'avete davanti, colui che mi ha mandato ha guidato il mio passo fino a qui, le vostre spade saranno cambiate in vomeri, io sono l'ultima vittima che riconcilia il cielo con la terra, vi laverò con il mio sangue, non ci sono più romani ed ebrei, padroni e schiavi, non ci saranno più sacerdoti perché Yahweh sarà tutto in tutti. Non nasciamo forse per morire e non si vive forse il tempo necessario per dare senso alla nostra morte? Il peccato ci ha scaraventati in questo eone, ma noi siamo cittadini celesti. Il peccato più grande non è negare la nostra primogenitura, ma dimenticarsene. Uccide più l'accidia del pugnale. Interi popoli sottomessi sono in vero liberi in attesa del grande giorno del giudizio. E quanti si sentono padroni del mondo sono poveracci che mendicheranno salvezza senza ottenerne. Io mi sono spogliato delle mie vesti, delle mie sicurezze, o come vorrei un conforto da quanti mi hanno amato, per essere puro di fronte alle orde angeliche che cantano le mie lodi e preparano la mia ascesa alla destra del Padre. Qualcuno mi lancia improperi, traditore, mi chiamano traditore, sono il più grande dei profeti, io sono colui che le scritture hanno annunciato da secoli. Dovete pazientare ancora. Non ho asciugato tutte le vostre lacrime e intanto ho scelto di piangere insieme a voi. Non vi ho dato il possesso della terra perché vi riservo territori immensi ed eterni.
Ho lasciato che il malvagio regnasse e l'iniquo si crogiolasse delle sue malefatte, perché più dilateranno il loro potere e più disastrosa sarà la loro caduta. Sono esausto, le forze mi mancano, sento che il mio trapasso è vicino, le voci si fanno sempre più flebili, mi gira la testa, questo corpo mi sta abbandonando, lo sento, i miei dolori lancinanti si stanno comprimendo. Ancora poco e tutto sarà finito, consegnato alla storia. Potessi parlare ai miei seguaci, presenti e futuri, così, esattamente così vorrò essere ricordato. Questo dovrà essere il mio trono. Quando mi celebrerete, niente mantelli, diademi o corone, lasciatemi nudo, con queste braccia aperte per accogliervi tutti. Ecco come dovrete vedermi, in attesa del grande ritorno nella universale riconciliazione. E io sarò lì a giudicare i vivi e i morti. Ho reso sacra la sofferenza, riscattato la disobbedienza, resa prodiga ogni miseria. Gridate di giubilo, voi poveri oppressi, per ogni prole perduta, promessa mancata, dignità vilipesa, o una sola parola per tutti voi. Eternità. Mentre rendo le mie consunte spoglie mortali al tempo, dove per amor vostro fui precipitato. Eternità, eternità. A pochi metri da questo sventurato c'è un altro uomo che lo fissa con una smorfia di disprezzo. Anche per lui la morte è vicina. Anche lui fa un testamento e sembra parlare a tutta l'umanità, con parole un po' diverse. Non riesco neanche a guardarti, brandello di carne, icona di ogni vergogna, ho le ossa frantumate, il dolore mi attanaglia, ma l'odio verso di te annebbia ogni altra sensazione. I tuoi lamenti si confondono con i nostri, l'odore del sudore si mescola con quello del sangue, ma tu non hai nulla a che spartire con noi disgraziati, hai solcato tutte le latitudini della follia, e ti appresti a consumare la tua ultima impostura, o re dei giudei. Hai voluto strafare, a te tutto è stato concesso. Così hai pensato di erigerti tra noi miserabili senza riscattarci. Non l'hai fatto, hai solo inchiodato per sempre la sofferenza affinché si dicesse ecco come se trattano così il legno verde che ne sarà di quello secco. Ogni povero, ogni disperato, ogni reietto non avrà più alibi. Se questo è il destino del primogenito, cosa potrà dunque pretendere? Il tuo peggior delitto è aver barattato l'illusione del regno ultraterreno con la schiavitù da sopire in questo mondo. Di questo regno che dicevi di inaugurare con gesta inaudita non abbiamo visto neanche i cocci. Se avessi dato loro un centesimo delle delizie che hai millantato, essi sarebbero pronti a rinunciare persino all'eternità. Ma tu hai alzato il prezzo dell'attesa. Li passerai al crogiolo della purezza di lacrime e sangue, di speranze disattese in nome di un domani di cui si dimenticheranno. Il figlio dell'uomo, dicesti, quando tornerà troverà ancora fede sulla terra? No, non la troverai. Gli uomini e le donne saranno allora troppo stanchi, sotterrati nel basso delle loro esistenze disilluse. Non capisci, tu sarai il formidabile paravento dell'ordine costituito per i tempi a venire. Nel tuo nome verranno celebrate le nozze ideali tra il principe e l'altare. Obbedienza, rassegnazione, finanche letizia per la propria persecuzione che dici di benedire perché siedi nell'alveo degli eletti. Avranno sudditi perfetti nel tuo nome. Se solo avessi preso la porpora di Cesare, la storia ti avrebbe giustificato. Nella peggiore delle ipotesi si sarebbe detto il Messia tentò di liberarli ma non fu compreso. Gli uomini non lo riconobbero, ma lui non si arrese fino alla fine. Tu invece hai fatto di tutto per rifiutare il trono preparato per te. Dove sono ora i tuoi giochi di prestigio, i morti che hai risuscitato, che moriranno poi una seconda volta? Perché non sono qui a tessere le tue lodi? Le folle che si accalcano per vederti, per mangiare il pane frutto dei tuoi miracoli, hanno saziato anche la fame della tua parola. Tutti questuanti guariti, privilegiati tra i molti che non hai potuto o voluto guarire, forse hanno perso il senso della gratitudine, e gli altri, quelli che devono pazientare ancora molto,
Come potranno scambiare le offese con il bene, la menzogna con la promessa? Tu li hai condannati ad una morte lenta, continuando ad accarezzarvi con le tue mellifere parole. Cesare ci ha tolto la libertà e tu, fedele alleato del date a Cesare, quel che di Cesare, hai fatto il lavoro sporco. Per rendere meno dura questa estromissione hai dovuto assicurarci a parole la felicità. Stiamo per morire tutti. Tutto è compiuto, Cristo, sì. Il tuo fallimento è anche il nostro. Nei secoli mangeranno il pane ammuffito della sconfitta nel tuo nome, aspettando la terra promessa in un esilio perenne. Gli ultimi resteranno ultimi, mentre i primi resteranno primi. Non si chiami più mistero l'iniquità. Sento che il mio corpo mi abbandona. L'unico scandalo sia per sempre la tua verità. Sono parole estreme che ho immaginato, ma sono parole che tracciano il bilancio di una vita, danno il senso al vissuto e anche alla propria morte, se volete. Questo per dirvi che abbiamo una necessità quasi fisiologica, al di là, voglio dire, delle missioni che ci investono come persone, probabilmente non sempre così altisonanti come Gesù, abbiamo la necessità fisiologica di dare senso alle nostre parole. Per questo poi nascono le cerimonie del commiato, per dare significato alle parole. E dicevo prima, in una cerimonia di addio non è possibile non centellinare bene le parole, scriverle, farle vedere alle persone con cui si condividerà, i parenti più stretti naturalmente, la cerimonia di commiato. La differenza fondamentale, se posso permettermi, tra un rito religioso e un rito laico-umanista è proprio questa. Nel primo caso il defunto è solo uno strumento per affermare una generica sia fatta la volontà di qualcun altro. Nel secondo caso il defunto diventa il protagonista del rito, è proprio l'adempimento del sia fatta la mia volontà. Un prete può parlare in un funerale, ne abbiamo sentiti, non sentiti spessissimo. Ho sentito parlare di buoni padri a funerali dove non c'era affatto un buon padre. Ho sentito parlare di uomini per bene che non lo erano affatto. Ma per un sacerdote, per un religioso, normalmente un funerale è solo un'occasione per fare un po' di catechesi e per fare un po' di evangelizzazione, giusto dal suo punto di vista. Perché in fondo hanno questo grande vantaggio le persone credenti, che rimandano una consolazione a un'altra vita. Naturalmente il celebrante laico deve invece collocare la consolazione in questa vita necessariamente, su quello che è stato e su quello che continuerà ad essere per i vivi, perché in fondo lo sappiamo, un commiato si fa per i vivi, per i morti non si può più far niente. Per questo per noi celebranti laici è assolutamente impossibile organizzare una cerimonia senza aver incontrato i parenti. A volte ho 24 ore di tempo per parlare con mogli, con figli, con zii, con parenti, e dobbiamo capire, e devo cercare di capire il più possibile, soprattutto che persona era. E vi posso anche dire che non sempre vengono fuori delle gran persone, perché poi le persone, nei momenti di dolore viene fuori anche la grande verità, però bisogna fare i conti anche con quello. Soprattutto dobbiamo fare i conti con una naturale compassione verso qualsiasi persona, con i suoi limiti evidentemente. Ho partecipato spesso a funerali che mi hanno toccato molto da vicino, di parenti molto stretti. E la sensazione che ho avuto è di avere percepito delle parole assolutamente inopportune. E dicevo, scusate se mi commuovo un po', e dicevo, papà, forse, meno male che non ci sei, perché queste parole non le avresti volute sentire, con il tuo orgoglio probabilmente. In un altro funerale c'era il ministro di culto che diceva: non conosco questa persona, ammesso di non conoscerla, e diceva: ma sicuramente sarà stata una brava persona, cosa volete che sia, un padre, un lavoratore,
e poi quanto ai suoi peccati, Dio è più grande delle sue debolezze. E poi indagando si è capito che questo proprio di lavoro non ne voleva proprio, e la famiglia non è che l'avesse lasciata in perfette condizioni economiche. Comunque, quello che noi diciamo alle persone che ci chiamano, la prima cosa è: come volete che ricordiamo questa persona? Soprattutto, cosa questa persona si aspetterebbe da questo momento di commiato? È quello che chiediamo. Che musica gradirebbe? È fondamentale, ma forse la musica poi ci accompagna nei momenti più intimi. Quanto è bello poter lasciare una persona con la musica che ha sempre amato. E soprattutto la cerimonia di commiato è una cerimonia aperta, non c'è un altare, non c'è un ministro avulso che sta celebrando un rito per, come dire, entità esterne. Siamo tutti insieme, così probabilmente circolarmente, dove ognuno può anche parlare, dire la sua. C'è anche uno spazio, naturalmente sempre ben gestito perché i tempi sono molto stringati, però c'è uno spazio perché ognuno possa dire, possa ricordare la persona nel modo che più desidera, come meglio vuole. E anche lì però ci sono dei tempi cadenzati, anche lì il valore del silenzio. Anche le pause in una cerimonia di commiato sono fondamentali, anche per staccare i vari momenti che poi concorrono a determinare tutto il rito. Il rito c'è, e c'è anche un'elaborazione del dolore. A volte è un dolore abbastanza insopportabile. Pensate alla morte di bambini, pensate a un suicida, pensate a una vittima innocente di un omicidio. E come si fa? Non è che si possa rimandare dall'altra parte un dolore così cogente. E ci sono anche, perché non dirlo, destini ingenerosi che colpiscono le persone, che avrebbero meritato magari una vita, prima di tutto, più lunga, più bella. E bisogna fare i conti con questo, bisogna fare i conti anche con persone che tu guardi negli occhi e capisci che sono disperati, perché rimangono sole. E allora qualche volta bisogna far ricorso non alle parole comuni, ma bisogna affidarsi veramente ai poeti per cercare di risollevare queste persone. Il dolore più grande, credo, potete immaginarlo, è la morte di una bambina, di un bambino, per due genitori, anche giovani. E allora ci viene in aiuto, per esempio, Whitman, quando dice: niente mai veramente perduto può essere perduto, nessuna nascita, forma, identità, nessun oggetto nel mondo, nessuna vita, nessuna forza, nessuna cosa visibile. Non abbiamo naturalmente alcun potere di dare dignità alla morte, perché talvolta sembra una sventura talmente grande farci trovare disarmati. Però forse abbiamo questo istinto di umana pietà che fa in modo che anche i torti subiti ci fanno dimenticare, ecco, i torti subiti vengono dimenticati in nome di questa grande compassione che poi ci rende la famiglia umana, no? Quando si dice: ma insomma, pace all'anima sua, ormai a che serve rivangare il passato, ormai è morto. Il nostro grande sforzo dovrebbe essere quello di dare dignità ai morti. Io ieri ho amato molto quel film, ringrazio Monica. Una parola che mi viene è proprio la grande dignità che c'era in quelle persone. Lo sforzo di dare dignità a dei cadaveri. E con grande gratuità, perché in fondo era qualcosa di pochi minuti. Da lì a poco sarebbero stati inceneriti, ma bisognava renderli degni, perché cadaveri, e renderli belli come lo erano in vita. Anche questo è un gesto di grande umanità e di grande gratuità, se volete. E dobbiamo dare dignità ai morti, perché i morti continuano comunque a parlarci, non ci lasciano per sempre. E non serve uno sciamano per cercare di intavolare discussione con i morti.
abbiamo sempre la necessità di riconciliarci con i nostri morti, e il rapporto con la morte probabilmente ha subito uno scollamento formidabile nel nostro tempo, nella nostra civiltà delle parole. Penso alle persone molto anziane, che ormai sembrano un po' delle ambasciatrici ambulanti della morte, no? Che spesso cerchiamo di relegare fuori dal nostro quotidiano. Oppure penso alla successione di notizie che parlano continuamente di morti, di bombardamenti, di guerra al telegiornale. Però è quasi, abbiamo immaginato fosse una fiction, perché subito dopo chiediamo passami il sale, l'olio, e quindi abbiamo già dimenticato. Era solo parte del film, grande film che è la televisione. E quelle morti probabilmente non ci appartengono più, o ci appartengono per quei tre minuti in cui siamo coinvolti emotivamente, ma come si fa con Vacanze Romane, con il bacio dei tuoi protagonisti, per pochi minuti. Forse perché siamo totalmente impreparati rispetto a quando non si era nel Medioevo, per esempio, alla morte. Siamo totalmente impreparati. E la morte ci appare forse più orrida di quando non sia, probabilmente. E c'è una responsabilità, se volete, anche storica, culturale in questo. Ricordate Ugo Foscolo, che ha parlato molto della morte. E lui individuava proprio una responsabilità storica. Oggi Lidia ha parlato di Machiavelli, che si era scagliato contro la Chiesa. Anche Foscolo individuava nella Chiesa una grande responsabile dell'aver reso la morte qualcosa di orrido, rispetto invece a un'eredità classica in cui invece la morte apparteneva alla gente e gli eroi erano glorificati, erano immensi, probabilmente non si moriva mai. E la polemica di Foscolo con la Chiesa, se vi ricordate bene, nacque da un fatto ben preciso. Era il 12 giugno 1804, Napoleone emise quel famoso editto di Saint-Cloud in cui appunto venivano debellate le tombe per dar vita alle fosse comuni. E Foscolo rifletteva su questa cosa e protestò tenacemente dicendo: ma non è possibile, i grandi uomini non possiamo dimenticarli o relegarli fuori dalle nostre città, abbandonarli. È proprio il parametro di giudizio di una civiltà, è proprio il culto che un popolo rende ai propri eroi. E questa riflessione poi, come sapete, trovò un'espressione classica nei Sepolcri, che diventa proprio il veicolo di confronto. Quindi il mondo classico contro il mondo moderno. E lui concentra molto sul culto cattolico dei defunti, per esempio, e dà proprio una rappresentazione macabra delle chiese in cui c'è questo lezzo di cadaveri incensati, comunque pur sempre cadaveri, queste chiese così tristi, piene di scheletri, in questa atmosfera un po' dark, diremmo oggi, con immagini sempre rattristate di crocifissi, di sangue. E fa anche un riferimento molto polemico alla cosiddetta venal prece, come la chiamava lui, cioè la pratica delle messe a pagamento per cercare di diminuire i tempi di permanenza al purgatorio. E lui esalta invece la civiltà classica, dove invece si instaurava un rapporto genuino con i propri defunti. E diceva: però ancora qualcosa possiamo fare. E metteva a confronto un po' la civiltà mediterranea con quella anglosassone. Diceva: gli inglesi questo l'hanno capito e hanno posto i cimiteri nei giardini, per esempio, dove è possibile anche per le persone vivere il parco accanto ai propri defunti, ma come una cosa normalissima. Continua a dire: la grande colpa della Chiesa, della religione, è stata quella di aver insinuato negli uomini
la paura della morte, di averla resa una cosa orrida, da evitare, triste. E naturalmente a questo lui opponeva la grandezza, la bellezza, il dialogo con i defunti, un contatto che non si interrompe mai, evidentemente. E forse, parlando di morte e di vita, sbaglieremmo, come dice spesso Ascanio Celestini, probabilmente non c'è la morte, non c'è la vita. Dovremmo smetterla, dice Ascanio, di parlare di morte e di vita, forse dovremmo parlare più di un vivere, di un morire, come di un processo unico che continuamente si interseca, interconnesso. Forse riuscendo a comprendere questo, tutti noi probabilmente ci cominceremo a riconciliarci con la morte, probabilmente. Potremmo accettarla più serenamente, potremmo forse più facilmente elaborare un lutto che spesso fatichiamo a condurre in porto, per questa incapacità, per questa tentazione di relegare la morte e i morti fuori di noi, come qualcosa che è stato. Quindi morire, quindi vivere, come un unico processo. Per questo finirei con una canzone che parla proprio di questo. E siccome ci siamo forse un po' dilungati, probabilmente accenneremo solamente. Beh, anche questa la conoscete. Vivere e sperare di star meglio. Vivere e non essere mai contento. Vivere come stare sempre al vento. Vivere come ridere. Vivere anche se sei morto dentro. Vivere e devi essere sempre contento. Vivere è come un comandamento. Vivere o sopravvivere senza perdersi d'animo mai, e combattere, lottare contro tutti, contro. Oggi non ho tempo.